Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questo appuntamento parleremo di tre temi. Ecco i titoli. Andremo sulla costa a Piombino, il polo siderurgico, un'eccellenza da difendere, è stata approvata all'unanimità due mozioni. E poi si festeggia il 50° compleanno della biblioteca della Regione Toscana, biblioteca Pietro Leopoldo, e il premio Architettura ritorna con un bando, le iscrizioni a partire dal 3 di dicembre. Alla vigilia della manifestazione nazionale che si è tenuta il 10 novembre, il 9 si è riunito il Consiglio regionale della Toscana. La manifestazione comprendeva anche uno sciopero generale per chiedere al governo la definizione di quello che era il piano nazionale della siderurgia, investimenti, sviluppo, occupazione, prevenzione, sicurezza e manutenzione. Il Consiglio regionale della Toscana ha quindi votato all'unanimità due mozioni, una presentata dal Partito Democratico, l'altra dal gruppo Fratelli d'Italia, per la salvaguardia e il rilancio del polo siderurgico di Piombino. Come spiegato dal primo firmatario Gianni Anselmi del Partito Democratico, l'atto non si occupa di siderurgia in quanto tale, ma di tutte le attività economiche che si intersecano con essa, per una visione complessiva di un comparto che riguarda non soltanto la Toscana, ma l'Italia tutta. Noi abbiamo fatto un documento che è stato approvato all'unanimità dall'Aula che posiziona il Consiglio regionale su alcuni punti che chiamano in causa lo Stato e che aggrediscono le varie questioni di interesse generale che concernono il destino di quell'area. E quindi il destino del polo siderurgico è il perno intorno al quale in realtà fa ruotare tutta una serie di questioni che dopo alcuni anni di chiara difficoltà credo debbano essere portate ad una soluzione, comunque avviate ad una soluzione, a un punto di svolta, anche profittando della volontà manifestata dallo Stato di entrare nel capitale della società, delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vedono anche nella riconversione dell'industria pesante e della transizione ecologica dell'industria pesante uno dei punti qualificanti. Quindi noi mettiamo una serie di obiettivi che mettono insieme il futuro dello stabilimento, direi degli stabilimenti, perché accanto c'è la Magona, secondo una visione industriale siderurgica evoluta, con un forno elettrico, con una produzione flessibile e ambientalizzata di acciaio. Il tema del risanamento ambientale, quindi le bonifiche, l'economia circolare e il riuso delle materie seconde, il tema delle relazioni con il porto e il tema degli spazi, quindi liberazione degli spazi per la diversificazione economica del territorio e l'insediamento di nuove attività produttive, magari a più basso impatto ambientale. E poi c'è il tema infrastrutturale con la bretella che partirà nel primo tratto fra breve, è già stata appaltata, e nel secondo tratto abbiamo conquistato il finanziamento per l'ultimo miglio del PNRR. Piombino è un sito siderurgico che ha le potenzialità per essere eccellenza nazionale ed eccellenza internazionale, perché Piombino ha tutte le carte in regola, non, come dicevo prima, per essere salvato per elemosina o per gentile concessione. Piombino può diventare il primo sito siderurgico d'Italia e forse tra i primi d'Europa ad avere un forno completamente elettrico da 1,5 milioni di tonnellate annue, che ha una produzione incredibile e che classificherebbe il sito di Piombino come un'eccellenza non solo da un punto di vista produttivo, ma anche da un punto di vista della transizione ecologica, visto che in questo momento si fa un gran parlare di transizione ecologica. Cioè immaginatevi un sito siderurgico, e nell'immaginario collettivo è quanto di più impattante e inquinante possa esistere, che lavora ed è l'unico sito in Italia, per esempio, che produce rotaie, tanto per fare un esempio, che ha una produzione di tutto rispetto e che lo fa in maniera ecologica. Quindi non è che è un qualcosa da salvaguardare per gentile concessione. Se poi qualcuno al governo nazionale ha interesse che l'eccellenza italiana e forse europea non stia in Toscana ma stia altrove, lo dica.
La situazione è difficile, ma nelle mani della nostra viceministra Todde, che nel Consiglio aperto a Piombino il 14 settembre ha annunciato l'ingresso dello Stato con Invitalia nella questione delle acciaierie di Piombino, perché lei stessa, come ha condiviso con me in alcuni incontri che abbiamo fatto, è ben consapevole della rilevanza del sito di Piombino per l'acciaio e pretenderà per esso la stessa attenzione che è stata dedicata al sito di Taranto. Quindi massima attenzione ancora del Governo e del Movimento 5 Stelle, siamo costantemente in contatto con la Vice Ministra per arrivare a una soluzione positiva dell'esito di una situazione che ormai da troppi anni purtroppo prende banco sulla costa toscana e in tutta Italia. La Biblioteca Pietro Leopoldo compie 50 anni e li festeggia con l'apertura del proprio canale YouTube. La biblioteca è nata nel 1971 in Palazzo Panciatichi, adesso Palazzo del Pegaso in via Cavour 4 a Firenze, dove adesso è proprio sede del Consiglio regionale nella Toscana. Era una piccola collezione di testi giuridici a uso degli utenti interni. Dopo vari spostamenti, nell'82 a Palazzo Bastoggi, nel 92 a Palazzo Gerini, negli anni 2000 la biblioteca si amplia, quindi nel 2002 il Consiglio regionale, su proposta dell'allora presidente Riccardo Nencini, accoglie la donazione di circa 15.000 documenti tra libri, opuscoli, ritagli da parte di Giorgio Mugnaini, studioso di storia locale. Quindi nel 2004 nasce la Biblioteca dell'Identità Toscana. Nel 2015 si unisce a quella della Giunta, dando vita a un'unica grande struttura documentaria che divide appunto in varie sezioni tutta quella che è la nostra storia anche della regione, diviene punto di riferimento di tutto il patrimonio bibliografico della regione stessa e si trova in Palazzo Cerretani, in Piazza dell'Unità, a un passo dalla stazione Santa Maria Novella. Non è il modo per ricordare il passato, ma è il modo per guardare al futuro, un modo con cui noi vogliamo aprire sempre di più le porte del Consiglio regionale ai cittadini. Dal 2018 al 2021 ci sono stati 24.000 accessi di cittadini toscani alla possibilità di conoscere, di comprendere meglio, e questo soprattutto per i più giovani è un grande, grande valore che noi mettiamo a disposizione. Tante le monografie che abbiamo realizzato, tanti i documenti che mettiamo a disposizione. Consentitemi di ringraziare tutta la struttura, a partire dalla dottoressa Guerini, tutti coloro i quali lavorano con impegno, passione e dedizione a fare di quel luogo un luogo della conoscenza. E più un cittadino conosce, più è libero. E credo che questo sia il grande valore di questo momento, che è un momento che però vuole guardare al futuro, che vuole lanciare iniziative nuove, lavorare tanto sul digitale, dare la possibilità anche da remoto il più possibile di avvicinarsi a tutto il materiale a nostra disposizione. Davanti a noi abbiamo lo sforzo di rendere ancora più moderno questo spazio di cultura. E dove c'è cultura e dove c'è conoscenza, c'è libertà. Abbiamo più di 7.000 iscritti. E un dato rilevante è che il 42% di questi sono ricompresi nella fascia d'età fra i 50 e i 69 anni e il 31% nella fascia successiva, dai 70 agli 80. A dimostrazione che davvero poter fruire in maniera gratuita della cultura, dei libri, delle riviste giuridiche, di tutto il materiale che c'è nell'ambito della biblioteca sull'identità toscana e quindi su tutto il territorio della Toscana, è proprio un bene collettivo di fondamentale importanza, è un bene di cui la cittadinanza ha bisogno e non solo quindi nel periodo di formazione, nel periodo universitario, ma anche nei periodi successivi della vita, proprio per continuare la formazione professionale e addirittura dopo, probabilmente quando le persone sono in pensione, vengono volentieri da noi proprio per continuare a tenersi aggiornati o comunque trovare materiale che possa essere di loro interesse. Ci fa molto piacere festeggiare insieme ai cittadini, come sempre, questo momento, e lo facciamo con un progetto che è stato per noi molto impegnativo, ma ci sta dando anche moltissime soddisfazioni. Il progetto si intitola Biblioteca della Toscana, un video, una storia. Abbiamo deciso di lasciare la parola agli utenti, chiedendo a loro di raccontare la biblioteca in qualche modo, in modo da avere un riflesso di ciò che la biblioteca è attraverso le loro parole.
e ne sta uscendo un ritratto a più voci molto significativo e anche molto gratificante per noi, quindi davvero grazie a chi ha partecipato. Abbiamo realizzato quindi 73 video suddivisi in interviste con 6 brevi domande e in testimonianze. E per promuovere, come si diceva, la biblioteca è stato realizzato un video a cura di Fondazione Sistema Toscana che viene distribuito sulle principali piattaforme e che vi facciamo vedere. La vivo come un posto che mi appartiene, che è mio, la mia casa, che mi è familiare, in cui ci sto bene, in cui sto a mio agio, e però anche come uno spazio pubblico che quindi vedi le locandine degli eventi, vedi quando vengono sistemate le sedie per un seminario, un convegno, quindi è proprio questo, c'è uno spazio che poi condividi con gli altri. Libri. Dalla prima volta che sono entrato in questa biblioteca ho trovato innanzitutto una grandissima professionalità. È un ambiente che mi ha colpito molto, intanto per la ristrutturazione che secondo me è stata fatta in maniera eccelsa, ma la distribuzione dei testi, come sono state organizzate le stanze, la bellezza degli affreschi, quindi anche come sede, come collocazione, è sicuramente un posto che merita di essere visitato, quindi la giusta cornice anche per avere un ambiente consono allo studio. La bellezza comunque aiuta anche ad apprendere. Frequento la Biblioteca della Toscana da molto tempo, addirittura forse era prima del 2000, quando la sede era in via Ricasoli, e andavo lì per cercare dei libri che servivano per scrivere la tesi in scienze politiche. A quei tempi si andava in biblioteca, ci si doveva recare fisicamente, si dovevano sfogliare gli archivi cartacei per trovare quello che ci serviva, ed era tutto molto diverso. Adesso è tutto molto più semplice, per prenotare i libri che mi servono per l'ufficio utilizzo l'applicazione, addirittura mi vengono recapitati direttamente sulla scrivania attraverso il servizio prestito sulla scrivania. Spero che questa biblioteca sia sempre più tecnologica, ma mantenga sempre il suo volto umano. Dopo 2 anni di pausa a causa del Covid, torna il premio Architettura, nato per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea, protagonista della trasformazione del territorio. Le iscrizioni al bando si apriranno il prossimo 3 dicembre e per chiudersi l'11 febbraio del 2022. L'abbiamo voluto fortemente nella scorsa legislatura, l'abbiamo confermato anche in questa, perché penso che disegnare il futuro passi dalla capacità di saper ripensare anche i nostri territori, perché vuol dire funzionalmente ripensare il modo di vivere delle nostre comunità. È bello che questa iniziativa viene fatta insieme a tutti gli ordini degli architetti, a loro va un grande grazie, a partire dall'architetto Barni che guida questo lavoro. Credo che il futuro passi attraverso la capacità di saper ridisegnare i nostri territori. E qui una sfida importante che tiene insieme l'ambiente, tiene insieme lo sviluppo del nostro territorio, il riutilizzo dei nostri spazi, e penso che su questa sfida si giochi la Toscana del futuro. Io sono particolarmente contento, in linea con quello che è il lavoro che ho voluto dare a questo Consiglio, e ci sia una sezione dedicata ai giovani, perché sostenere chi
investe sul proprio futuro e scommette sulla propria professione deve essere una delle linee guida che noi portiamo avanti all'interno di questo Consiglio. E mi farebbe piacere, in questa iniziativa che stiamo lanciando di Toscana 2050, dove si va a ridefinire quale sarà la Toscana dei nostri figli, che all'interno della commissione, del gruppo che lavorerà, ci sia anche qualcuno che possa rappresentare il punto di vista degli architetti, perché credo che attraverso i loro occhi si possa saper leggere meglio quello che accadrà anche domani. La giuria che è stata selezionata e che esaminerà i progetti presentati dai colleghi andrà a esaminare quelli che sono gli elementi di tradizione e innovazione a seconda delle aree in cui verranno giudicati diversi lavori. Quello che è importante è che per noi in questo momento è far ripartire anche uno stimolo da parte appunto delle istituzioni verso quelli che sono gli operatori, i nostri colleghi architetti soprattutto, che si sperimentano con delle opere che vanno a riqualificare il paesaggio della regione toscana. Come vi potete immaginare, una grande soddisfazione. Infatti io non sono più consigliere regionale, sono assessore del Comune di Firenze, ma sono voluta intervenire stamattina perché vedere la terza edizione mi fa pensare che è stata un'invenzione che andava incontro a un'esigenza, che è quella di promuovere la qualità dell'architettura. Era questo il nostro scopo, insieme al tentativo, la promozione anche dei giovani professionisti. Infatti questo premio ha avuto questa caratteristica di mettere in luce una leva di giovani architetti che fanno ben sperare per il futuro e sono perfetti interpreti delle esigenze del nostro tempo. Un premio che ha una caratteristica unica in Italia, perché premia non solo l'autore dell'opera, ma premia anche il committente e l'impresa. E quindi premia una filiera, che poi è la filiera che trasforma il nostro territorio. Pensate quindi quale delicatezza, quale importanza strategica ha questa filiera. E per avere informazioni sul premio architettura, ma anche per rimanere aggiornati, vi ricordo c'è il sito internet, quello nuovo, quello inaugurato da poco, www.inconsiglio.it. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, quando io sarò qua ad attendervi dentro il Consiglio.